Buonasera a tutti ragazzi, io sono Luigi Rosanero, scusate se sono a petto nudo ma qua in Grecia c'è un caldo bestiale, sono stato al mare e ho le spalle leggermente bruciate, comunque parliamo di cose serie. Ho aspettato oggi per fare il video per aspettare cosa dicesse la FIGC in merito al ricorso fatto dal Palermo per quanto riguarda Serie B, Serie D. Ovviamente, come ci aspettavamo tutti, anche se c'era lo 0,01% di speranza in ogni palermitano, come ci aspettavamo tutti, la FIGC, in base alle spiegazioni che ha dato la Kovisok per la sua bocciatura, ha bocciato anche la FIGC. Quindi il Palermo ufficialmente non parteciperà al campionato di Serie B dell'anno prossimo. Al suo posto giocherà il Venezia di Tacopina. Quindi io auguro, faccio il mio in bocca al lupo al Venezia, che possa fare un buon campionato, perché una cosa è la sportività sul campo, anzi l'agonismo sul campo, la rivalità sul campo, una cosa sono le cose giudiziarie. C'erano loro, si sono ripresi la B, buon per loro, veramente un grande in bocca al lupo al Venezia, che anche loro sono stati una società che ne hanno passate di tutti i colori, sempre per colpa di quella persona lì, di quel friulano che prima ha rovinato loro e adesso ha rovinato noi, e sappiamo di chi stiamo parlando. Quindi su questo i veneziani ci possono capire tantissimo, quindi in bocca al lupo per l'anno prossimo. Per quanto riguarda noi, l'anno prossimo sarà Serie D. Ha parlato ovviamente il sindaco, che adesso ha detto che adesso si prenderanno provvedimenti su coloro che hanno portato il Palermo sul fallimento, perché ragazzi, la mancata iscrizione del Palermo, ricominciare dalla D, significa fallimento. Quindi significa che la società Palermo, per come la conosciamo, viene cancellata. Quindi si toglie dalle mani della famiglia tutto lo mondo, non ce l'ha più, perché non esiste più quel Palermo, viene rifondato un altro club e sarà il sindaco di Palermo a dover decidere chi sarà il presidente, il proprietario di questo nuovo club. Leo Luca Orlando giustamente ha parlato dicendo che lui darà il Palermo soltanto a chi gli proverà prove tangibili del progetto nei prossimi 3 anni. Orlando ha detto: io voglio qualcuno che in 3 anni, a carta canta, tu mi devi scrivere i soldi, quanto pensi di mettere e come farai a portare il Palermo dalla D alla C in un anno, e se possibile dalla C alla B nell'anno successivo. Ma nell'arco di 3 anni, ha detto Orlando, ci deve essere qualcuno che tiene al Palermo e che lo riporta in Serie B. Nell'arco di 3 anni. Chiunque si presenterà mandando intermediario, facendo avvolto nascosto come dice lui, mandando questo, mandando Tizio, mandando Caio, non sarà nemmeno calcolato. Lui prenderà in considerazione soltanto le persone che ci mettono la faccia, che dimostrano di avere i soldi e che dimostrano di avere a cuore il Palermo Calcio, perché una città come Palermo, la quinta in Italia, se qualcuno non se lo ricordasse, Palermo è la quinta città più grande d'Italia, non può non avere una squadra professionista tra A e B. E addirittura ci hanno portati in Serie D, siccome nell'86-87, non voglio sbagliare con l'anno ma siamo lì, il Palermo non solo fallì ma per un anno non ha giocato a calcio, per un anno il Palermo non ha avuto un campionato di calcio. Quest'anno siamo falliti, ma giustamente Orlando dice almeno dobbiamo giocare anche in D, ma almeno dobbiamo giocare. Quindi adesso vedremo chi farà la proposta migliore, vedremo se il sindaco Orlando prenderà la scelta giusta e da lì potremo finalmente, perché io non vedevo l'ora, finalmente di parlare di mercato, di calcio e soprattutto di calcio giocato, per sperare a risorgere il prima possibile. Quindi ragazzi, io su questo fatto non ho altro da dire. È una notizia che sapevamo, che ci aspettavamo e che finalmente è arrivata. Ragazzi, sì, finalmente, perché tanto lo sapevamo. Almeno l'agonia è finita e da oggi si può ricominciare. Ci siamo tolti dalle scatole anche tutto lo mondo. Continueranno a fare i buffoni, magari vorranno fare altri ricorsi, ma tanto ormai non hanno più niente da dire, non hanno più altre figuracce da fare. I clown li possono andare a fare da un'altra parte. A Palermo hanno perso la faccia e la dignità. Ragazzi, anche per oggi non ho altro da dire. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, soprattutto se vi è stato utile. Commentate, fatemi sapere cosa ne pensate di questa rinascita, se siete fiduciosi, a chi lo dareste il Palermo. Condividete il video, iscrivetevi al canale di Luigi Rosanero per rimanere aggiornati
su tutto quello che succede intorno al Palermo. Intanto vi ringrazio perché in pochissimi giorni state crescendo veramente tantissimo. Abbiamo superato i 140, siamo a 143. La media, ragazzi, è impressionante. Per un canale piccolo, per un canale nato da poco, per un canale che parla di una squadra di calcio a cui di solito tiene soltanto la stessa città, è veramente tanto. Quindi grazie di cuore a tutti quanti, io vi ringrazio ancora, vi saluto, passate una buona serata, ci vediamo al prossimo video, nel bene e nel male e anche in D, e poi vi spiegherò come guardare la serie D, perché c'è il modo di guardare la serie D. Sempre forza Palermo.